Brigante fra diavolo. Il brigante fra diavolo che posa lì. E mi sono morto 216 anni fa. Tu pensi che mi chiamava Brigante fra diavolo, ma io mi chiamavo Michele Arcangelo. Proprio come Arcangelo Santo, che infortunava il diavolo, e a me mi hanno visto come fra diavolo. E mettici la pezza, anzi, mettici pezza, che è il cognome mio. Michele Arcangelo Pezza, anzi per la precisione, Colonnello Michele Arcangelo Pezza, Duca di Cassano. Passata la storia come brigante fratello. E chi che chiama nel 1799, per noi era cominciata una poco prima, a novembre 1798, quando il re si era messo in carica di Roma, Zasaffa che. All'imperare il Papa, ma il Papa non ci stava più a Roma, erano stati i francesi che erano portati in Francia. E noi staremmo che gli eserciti, molto dimmi, quelli che ci comandava, che erano austriaci, che se era uno buono, secondo te, gli austriaci li mandavano a noi, si teneva lì. Dimmi tu, quale generale parte della spedizione militare messa da novembre? Quando piove a tutta la parte, le strade stanno allagate, è difficile camminare e tutto. Non si se mi da Roma chi esercita che te ne prima era una regola tenere una manca la messa da servizio, gli arruolamenti erano partiti a settembre e poi arrivo a fare contro i francesi. Se non viesse ce ne siamo da scappare. E poi pensa tu se il generale che c'era portato l'Oppia, mica pensate a difendere i confini, a fare qualcosa, a organizzare, niente, pensate solo a scappare e se ne andare. E a dicembre 1798 è passato i confini francesi. Le prime che si è trovato in quelli che la gente. Lo sai, i francesi camminavano subito, ma non sai perché camminavano subito. Perché non si portavano niente a presso. Non erano rifornimenti, niente, si portavano solo l'acqua. Si bagnavano, perché quello che trovavano dentro la casa della gente. E quando entravano dentro la casa, non è che si toglievano solo cose e se ne erano, no, c'era pure la gente, appicciavano la casa, eccetera, eccetera. E la gente domandava, ma chi che vuole? E chi si sono portato la libertà? E a me la libertà non mi piace, diceva la gente. E partendo la resistenza, qua in Abruzzo, tutta la parte, all'Abruzzo se vi vedete, ci mantiene a meno a conquistare la fortezza, come a Cividella del Tronto, ci mettiamo 18 ore a conquistare Cividella del Tronto. Non ci mettiamo niente a conquistare Pescara, perché Pescara si rendette senza combattere, come fece Gaeta alla parte mia. E la gente invece armata resisteva che quello che teneva, che l'arma, che la cosa. E qualcuno come a me, che era militare, organizzato, qua in Abruzzo esisteva Pronio, esisteva la parte di Gaeta, però ogni tanto ci incontra Rino, organizza Rino, eccetera, eccetera. E chi è stato? Tu vatti a raccontare tutto quello che è successo dentro a chi mise, fino a giugno quando siamo riusciti a rimanere i francesi. E chi lo può raccontare? Le macerie. Tutta la gente che ne ha uccise, tutti gli scontri, combattimenti, cure, cose, chi poi subito si sottometteva perché così che ti la sembra aiutare, chi che pare che sta a vincere, allora curra aiutare i francesi che stanno a vincere. No, aspetta, stanno a vincere gli altri, curra aiutare gli altri. E alla fine la gente che ne ha 100 volte dopo un mese, in mese a tutti questi che ci stava pregando. Finite che era, va bene, un po' di tempo di pace. È passato un anno e è venuta un'altra volta, San Francesco. E chi mi ha chiamato? Il re che prima mi si era ascoltato, chi mi aveva trovato a me? È venuto a chiamare proprio a me. E mi ha chiamato il comandante, che era stato già nel 99, dice che era da organizzare, ma che organizzazione ormai?
Stavolta erano arrivati preparati, Francesco, sapevano che mi aspettava. E io sono fatto quello che poteva fare, anzi, se passavano a fare in Calabria, era pure venuto. Però chi gli che comandano sempre, hanno cominciato a sbagliare, continuano a sbagliare, hanno sbagliato sempre. In Calabria mi hanno fermato e mi hanno mandato sia tu a sola. A sola, due battaglie. Una sono venuta e una sono perduta. Poi mi sono tornata a scappare e alla fine mi hanno acchiappato. Mi hanno acchiappato. Io a novembre 1806 è finita la storia del colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Che la storia è finita, ma non è finita la storia di Fra Diavolo, perché 216 anni dopo di Fra Diavolo ancora si parla. E perché si parla ancora di Fra Diavolo? Perché alla fine Fra Diavolo è la gente che fece che i combattimenti danno. Siete voi che discendete da quella gente loro. Il dente nome Fra Diavolo, ci sta chi gli spiriti che voi sapete che tenete dente, pure se pare che vi siete ascoltati, e non vi tenete ad ascoltare mai, perché ricordate, chi lo fa ascoltare il 1799, o ve lo fa ricordare in un'altra maniera, sta sicuro che a voi non vi va bene proprio per niente. Parte da quello che poi è accaduto successivamente, necessaria la storia che è tutta collegata, e la nostra terra è stata attraversata di lungo e largo da briganti, da truppe piemontesi, da truppe francesi, da truppe anti-italiane sicuramente, come ha detto Claudio giustamente, il sanfedismo fu una delle ultime pagine della nostra storia dove come nazione, come patria, diciamo di quell'epoca, perché anche qui in precedenza abbiamo degli assaggi di unità nazionale e anche successivamente l'abbiamo avuta. Ringrazio il presidente dell'associazione italo-tedesca Giuseppe Piacenti, che ha promosso con la città appunto questa la giornata odierna. Ringrazio il sempre presente il professor Giuseppe Giuseppe, ormai anche lui è di casa e fa sempre parte dei relatori della storia di Scurva, perché come ho avuto modo di dire anche quest'estate, con un lavoro certosino e fino cerca le fonti storiche, le cerca per ogni dove, e quindi arricchisce la nostra conoscenza sulla nostra storia, sul nostro passato. Ringrazio Aldo, con il quale mi congratulo, perché quest'estate mi ha donato un libro che ha scritto sulla storia della battaglia di Canni Valentini, ha romanzato molto bene quella che è stata invece una pagina scura della storia italiana, europea, ma di Scurcola. Ha dato un taglio decisamente speranzoso, diciamo alla fine si legge la speranza nel libro. Vi invito a leggerlo perché davvero è affascinante. È affascinante. Di nuovo un ringraziamento a tutti voi presenti, lascio la parola. No, direttamente il signor Bovi che dà i suoi saluti. Grazie. Io il mio compito è semplice, soltanto quello di portare il saluto dell'associazione che è l'associazione italo-tedesca che è promotrice di questo convegno insieme al comune di Scurcola, quindi ringrazio anche il sindaco. E ringrazio tutti diciamo, i relatori e voi che siete presenti. E brevemente volevo fare un cenno brevissimo sull'associazione culturale italo-tedesca, perché in questi insomma, sta ricorrendo il 30° anno della costituzione di questo rapporto con gli amici tedeschi i bavaresi. L'associazione è stata costituita appunto circa 30 anni fa per supportare il gemellaggio o un accordo di gemellaggio tra Passau in Baviera e Scurcola Marsicana.
e questo rapporto così lungo si è poi strinsecato in molte attività, tra cui la più rilevante, quella che ci riempie anche di soddisfazione, è quella di aver fatto ogni due anni uno scambio di visite tra noi scurcolani e i bavaresi, dove con delegazioni numerose che si sono portate sia in Baviera e viceversa i tedeschi qui da noi, e con soggiorni anche lunghi, che hanno costituito hanno veramente creato delle amicizie stabili anche tra le famiglie. Poi sempre il taglio culturale, economico, sociale che ha sviluppato questi incontri. L'associazione peraltro fa anche moltissime altre attività, ricordo bellissimamente le gite culturali che grazie al presidente Piacente, che ci mette proprio la passione per farle, ogni anno ne facciamo circa un paio, salvo il periodo del virus che c'è stato, e sono sempre interessanti visite nelle località italiane, con il taglio sempre di conoscere meglio le popolazioni, le tradizioni, l'arte. Poi facciamo ogni anno una mostra di artigianato o artistica, anche quella nel mese di agosto, e soprattutto, che è un po' anche un fiore all'occhiello, questo convegno storico, ogni anno, sempre in autunno, nel quale abbiamo trattato tante pagine della storia italiana. In particolare, per molti anni ci siamo soffermati proprio sulla battaglia di Taglia Cozzo, perché poi è la storia più antica ma ancora viva, perché poi lo strascico e il fatto anche del culto della Madonna della Vittoria mantiene viva questa tradizione. Quest'anno il convegno ci porta a queste pagine dure, difficili, del 799, molto lontane, però anche in qualche modo anche almeno mi rendono curioso di conoscere quale influsso ha avuto sull'Abruzzo, perché io ho sempre pensato che la nostra Marsica, in una isolata da questa cornice di montagne bellissime, era però un po' fuori dai flussi anche culturali, proprio per la lontananza della capitale, per le vie, la viabilità. Invece mi pare di capire che invece ci sono state delle cose interessanti, e quindi ascolto anche io volentieri. Rinnovo il ringraziamento a tutti, al sindaco e ai relatori e a tutti voi. Grazie per l'invito, per l'ospitalità in primo luogo al sindaco di Scurcola Marsicana, a Claudio Santarelli dell'Associazione Identità e Terra di Lavoro e all'Associazione anche Italo-Tedesca. Allora, il 1799, bisogna tenere presente, è anche d'attualità, perché cosa succede? C'è la Francia, dove da 10 anni c'è stata la rivoluzione francese, e che da diversi anni minacciava anche di invadere di fatto l'Italia. E i primi arruolamenti in quest'ottica, in provincia dell'Aquila, cominciano addirittura nel 1794. Cioè nel 1794, nel 1796, nel 1798, a più riprese alcuni esponenti del nobiliato locale cominciarono ad arruolare persone in vista di una possibile minaccia francese proveniente dalla Francia, perché come sapete, quello dopo il 1799, nel giro di pochi anni, poi ci fu appunto l'impero francese che invase la Spagna, invase la Germania, invase la Russia. Successivamente, e nel 1799 invase per la prima volta il Regno di Napoli. Ora, volendo fare un raffronto, io credo che con l'attualità del 2022 può essere paragonabile a quello che la Russia sta facendo nei confronti dell'Ucraina, l'invasione francese del Regno di Napoli di quell'anno, del dicembre, perché poi iniziò nel dicembre del 1798 in realtà.
Comunque, questo per fare un raffronto storico e per far capire, un'invasione militare, perché in quei mesi arrivarono sul territorio appunto l'esercito francese, quindi uomini in divisa, armati, equipaggiati, certamente lontani da casa, però comunque un esercito addestrato che già combatteva da diversi anni, sia contro la Vandea, in quella, appunto, nella guerra civile che c'è stata in Francia anche in quel periodo, e sia anche già aveva combattuto contro altri eserciti europei, e quindi un esercito anche addestrato, esperto, preparato alla guerra, che faceva la guerra. Quindi proprio era venuto con quell'obiettivo di conquistare un regno. A questo esercito, composto di soli uomini, chi si oppone? Si oppone un'insorgenza popolare fatta dalle persone del paese, delle comunità, quindi con una forma di arruolamento e di organizzazione specifica, appunto su base comunitaria. Come funzionava? All'epoca, da un punto di vista amministrativo, il Regno di Napoli e l'Abruzzo erano organizzati in università, c'era l'Universitas Civium, ecco qui c'è un piatto, dice Universitas Civium di Scuola Marziana, c'è da qualche parte, ce ne sono un paio. Cappella, ecco, sta lì. Universitas Civium, quindi era in queste università si veniva il pubblico Parlamento con i capifamiglia, quindi tutti i capifamiglia partecipavano a questa assemblea popolare, e lì si prendevano delle decisioni, a volte all'unanimità, insomma si discuteva, tipo un'assemblea di condominio, possiamo immaginare, paragonata per capire. Però che cosa succede? Questi pubblici parlamenti diventano la base in quell'anno, in quel frangente, nel momento del pericolo, per arruolare le persone, perché succede che un uomo per fuoco, un uomo per famiglia, va a far parte delle masse. La massa non è altro che un'unità militare popolare. Con questo termine massa, appunto, veniva descritto la massa di una università, era un'unità militare popolare della quale facevano parte tutti i capifamiglia, certamente quelli in età, insomma, che potevano comunque spostarsi per andare a combattere, o chi per loro, per opporsi ai francesi. E questa forma di reclutamento è praticamente, ecco, Claudio ha citato Mazzini, ma di fatto in quel frangente diventa una nazione armata, né più né meno, cioè che la nazione armata è un concetto dal punto di vista militare che è stato un po' una chimera del risorgimento italiano, mentre invece chi effettivamente ha realizzato il concetto di nazione armata e l'ha incarnato, l'ha fatto scendere in campo proprio di fatto, è stato composto dai capi famiglia degli Abruzzi e anche del resto del Regno di Napoli, che credevano nel binomio trono e altare. Perché? Allora, una precisazione, qui c'è il libro appunto che narra le gesta del Cardinal Ruffo. In realtà in Abruzzo Cardinal Ruffo in quel periodo non c'è mai stato, ossia c'era Prone. Neanche Prone nella provincia dell'Aquila, diciamo che c'è stato Giovanni Salomone dalla tua parte, nella Marsica c'era Prone, però diciamo nel Cipolano, nella parte di cui mi occupo io e in tutto quello che era Città Ducale, Leonessa, Antrodoco e tutto, erano comandati da Salomone e da Micarelli, e Ruffo non c'è mai stato. Quindi la forma di resistenza, perché poi sono state le prime popolazioni ad essere invase, perché i francesi sono entrati appunto dalla parte di Città Ducale, di Antrodoco, e hanno raggiunto l'Aquila, e si sono auto-organizzati in questo senso, senza... E questa è la cosa straordinaria, e quindi non c'è stato un emissario del re come appunto il Cardinal Ruffo che direttamente è sceso in campo per arruolare, ma le popolazioni abruzzesi coinvolte, che attualmente in maggior parte fanno parte della provincia di Rieti, coinvolte proprio da, che hanno per primi visti i francesi, si sono organizzate e sono andate a difendere le loro case. Allora, abbiamo visto le immagini delle profanazioni delle chiese, degli eccidi, e queste cose sono esistite a Città Ducale, ad Arischia,
all'Aquila, in altre località, dove 8, dove 10, dove 15 ci sono stati eccidi, quelli documentati grazie appunto alle fonti in massima parte parrocchiali. Poi è chiaro che può darsi benissimo che ce ne siano anche altri sepolti nella memoria, perché è sepolti magari con la distruzione degli archivi. Però è importante sottolineare un aspetto: anche in tutte le comunicazioni che facevano tra di loro appunto i capi massa, si sottolineava il fatto di combattere per il trono e di combattere in particolare per la religione, per la difesa della religione cattolica. Questo abbiamo detto che la massa è un'unità militare. Da un punto di vista di storia militare bisogna descrivere l'armamento, come erano armati. Erano armati come dei contadini, con le armi che potevano avere, con strumenti del lavoro nelle campagne. Qualcuno aveva lo schioppo da caccia, che appunto veniva detto schioppo, in dialetto le scoppettate. E quindi un armamento insomma abbastanza semplice e rudimentare, però un forte grado di combattività, proprio perché combattevano per le loro case, per le loro famiglie, per difendere le loro famiglie, perché erano consapevoli magari dal fatto che qualche altra comunità aveva subito un eccidio, aveva visto la chiesa profanata, il Santissimo Sacramento rovesciato, gli ori e gli oggetti preziosi saccheggiati. E quindi la combattività, come ancora di nuovo un accostamento storico, come potrebbe essere anche oggi la combattività degli ucraini, è la stessa. E quindi con questa combattività possiamo dire che il primo risultato militare è che in tutta la fascia dell'Abruzzo, dell'epoca dell'Abruzzo, che attualmente è sempre provincia di Rieti, i francesi non sono entrati. I francesi, dove arrivavano, piantavano l'albero della libertà. Bene, a Tornimparte sono stati respinti, a Pescorocchiano sono stati respinti, a Città Ducale sono stati respinti. Hanno occupato l'Aquila nel dicembre del 1798, ma l'entroterra aquilano, confinanti con lo Stato Pontificio, non è mai stato occupato da truppe francesi, proprio perché queste insorgenti, queste masse di insorgenti popolari, li hanno contrastati, li hanno combattuti e li hanno respinti. La consapevolezza: erano consapevoli di quello che stavano facendo queste masse, diciamo, di uomini abruzzesi del Cipolano che combattevano contro i francesi? Allora, il 28 febbraio del 1799 a Roio, dove c'è l'università di ingegneria sopra l'Aquila, si riunirono 70 capi massa della provincia dell'Aquila per un giuramento solenne. Giurarono sui Vangeli di difendere appunto la religione cattolica e di combattere per Ferdinando IV. Questo giuramento fu messo in forma solenne da un notaio locale, e quindi un atto pubblico con un giuramento sui Vangeli, come oggi si giura sulla Costituzione, di difendere la propria patria, di difendere il Regno di Napoli e la religione cattolica, fatto da 70 capi che poi qualche giorno dopo non è che hanno lasciato lettera morta questo giuramento. Questi 70 capi, 10 giorni dopo, quindi nella settimana seguente, per tutto il mese di marzo, hanno assediato l'Aquila per cacciare i francesi dall'Aquila e combattendo i francesi. Molti sono morti, molte delle persone che erano presenti lì a Roio, e quindi pensate anche che grado di mobilitazione che c'è stato. Stiamo parlando del marzo di oggi, qui siamo a ottobre, sono più di 20 gradi, ma nel marzo del 1799 non so che temperature facessero intorno all'Aquila. Tutti voi penso che conosciate la città e insomma sapete che c'è un clima piuttosto rigido, e questi circa 2000 uomini, 2000 capi famiglia, magari con moglie, con figli che li aspettavano a casa, hanno combattuto intorno all'Aquila per cacciare l'invasore. Questo è il 1799, questa è una realtà storica. E importante
Poi dopo che succede? I francesi vanno via dall'Aquila, quindi gli scontri militari principali sono questi dell'assedio dell'Aquila, cioè l'assedio per riconquistare l'Aquila, per cacciare di nuovo i francesi, e successivamente la ritirata dei francesi, perché poi i francesi si trovano in difficoltà da un punto di vista militare, non riescono più a sostenere, a rimanere nel castello dell'Aquila e scappano, rifanno la strada che avevano fatto durante l'inverno al contrario e vengono assaliti dalle masse che li avevano cacciati dall'Aquila. Vengono assaliti nei dintorni di Rocca di Corno di Antrodopo il 2 maggio del 1799 e si calcola che su 3600 soldati francesi di ritirata circa 2600 vengono uccisi in combattimento, non popolazione civile trucidata ma militari in divisa uccisi sul campo e nelle gole di Antrodopo. Dai capi famiglia nazisti abruzzesi che appunto inseguono i francesi ritirati, li aspettano nelle gole di Antrodopo e li uccidono. Il massacro. La guerra è guerra, per quello è terribile la guerra. Immaginate, non so, un film western potrebbe essere la stessa scena di un assalto degli indiani alla cavalleria, per me è questo. E quindi questo è l'altro scontro militare rilevante nel quale sono state coinvolte le masse abruzzese di un versante, poi magari l'amico Giuseppe parlerà di quelle della Marsica. Un altro aspetto, l'immaginario popolare. Abbiamo parlato della consapevolezza, quindi di quest'atto pubblico notarile. Abbiamo parlato della combattività, una combattività che c'è stata perché hanno giurato e hanno combattuto contro l'invasore, hanno messo a rischio la propria vita, infatti alcuni sono morti. Hanno combattuto per difendere le proprie comunità dalla possibilità che già era accaduta, come appunto a Città Ducale, in realtà erano state massacrate 8 persone nel dicembre del 1798 dai francesi, dalla possibilità, dal rischio di essere di subire omicidio appunto delle chiese profanate. E allora l'immaginario popolare in quel momento, abbiamo parlato che difendevano e combattevano per la religione cattolica perché erano consapevoli che l'esercito francese era portatore di un'ideologia che era anticattolica. Abbiamo visto prima. Di un'ideologia ben precisa che era anticattolica, un'ideologia giacobina che riteneva la religione cattolica una superstizione e che cercava di impostare il mondo sui valori laici. Ora non si tratta qui di fare un dibattito ideologico, non è questo, però comunque questo era il senso. E loro erano, è importante essere, capire che loro erano consapevoli che stava avvenendo questo. Sono consapevoli per quello che hanno fatto, sono consapevoli perché hanno impedito che fosse innalzato l'albero della libertà, sono consapevoli per quelle cose che scrivevano tra di loro nelle lettere, nei documenti d'archivio, nei giuramenti solenni, nei documenti in cui, nei pubblici parlamenti in cui attestano come hanno realizzato l'arruolamento e come sono andati a combattere. Questa religiosità, chiaramente l'immaginario popolare si concretizza e questo fa capire anche il senso della minaccia e della paura in una serie di miracoli che avvennero a poca distanza l'uno dall'altro nel territorio. Il primo, diciamo, è stato il 10 marzo 1799, anche questo ricordato in un atto notarile in forma solenne, dove si dice che San Bernardino da Siena, che è il protettore dell'Aquila ed è un santo con un culto molto diffuso in tutta la provincia, pensate, io credo che anche a Scorpola ci saranno tantissime persone che si chiamano Bernardino. Forse oggigiorno non un po' desueto, ma nelle passate generazioni sicuramente era un nome diffuso proprio per il culto a San Bernardino da Siena. Poi c'è stato il vescovo Berardo che è sepolto a Pescina, insomma è un nome diffuso. San Bernardino da Siena, c'è cioè la chiesa che penso pure conoscerete all'Aquila, la Basilica, e si dice che apparve sopra la cupola della Basilica volando in cielo con una fascia rossa. E questo volo fu interpretato come una volontà di San Bernardino, insomma, di manifestare la sua opposizione ai francesi.
questa apparizione fu vista da decine, da centinaia di cittadini dell'Aquila, dalle masse degli insorgenti, e mentre le masse degli insorgenti cittadini dell'Aquila osservavano tutti insieme questo volo di San Bernardino, i francesi dagli spalti del castello cannoneggiarono la folla. Questo è un primo miracolo, diciamo. Altri sono stati compiuti da San Giuseppe da Leonessa, appunto a persone di Leonessa. Due persone, ci sono gli ex voto nella chiesa di San Giuseppe a Leonessa, di due leonessani che parteciparono alla cacciata dei francesi dall'Aquila e che si salvarono proprio perché avevano fatto voto a San Giuseppe di Leonessa. Poi c'è l'apparizione di San Giuseppe di Leonessa alle masse leonessane, in cui dice che sicuramente i francesi verranno respinti, e ci sono poi altri miracoli ancora. Poi ci sono altri documenti che attestano come per esempio la popolazione di Borbona si sia consegnata alla Madonna di Borbona e abbia fatto voto alla Madonna diciamo, proprio il voto consisteva, dice, noi ti preghiamo perché i francesi non entrino nelle nostre case, un po' quello che è successo a Roma nel 1944 con la forte devozione dei romani nei confronti della Madonna del Divino Amore al momento della fuga dei tedeschi nel giugno del 44. Quindi tutta la popolazione di Borbona che si consegna, che si fa un voto alla Madonna. E questo perché? Perché appunto c'è un legame forte tra l'operato militare delle masse insorgenti e la fede cattolica in cui credevano. Quindi miracoli, ex voto, tutti concentrati in quei mesi, quindi che danno anche il senso della minaccia, della precarietà per cui si sono affidati a quello in cui loro credevano, in cui credevano di più. E credo che sia molto significativo questo, perché dà l'idea proprio anche appunto della minaccia, del pericolo che sentivano di correre in quei mesi in cui venivano invasi. E molti dei capi insorgenti furono sacerdoti, molte delle persone trucidate furono religiosi dei conventi. All'Aquila, proprio il 23 marzo del 1799, furono trucidati 22 insorgenti, loro stavano combattendo lì, ma poi furono trucidati però più di 20 frati, quindi uomini di pace, insomma, che vivevano nella Basilica di San Bernardino da Siena, trucidati dai francesi. E c'è un fatto anche, quale periodo liturgico dell'anno accade tutto questo? Accade nel 28 febbraio, cioè il giorno del giuramento, era appena iniziata la Quaresima. Questo eccidio, l'eccidio di cui ho parlato a Città Ducale, invece il giorno della Domenica delle Palme, del marzo del 1799, ci fu un eccidio a Città Ducale. L'eccidio dei frati di San Bernardino da Siena avviene nel giorno del Sabato Santo, della Pasqua del 1799, e il 2 maggio del 1799, ora non so, potrebbe anche essere casuale il fatto che della ricorrenza, ma era il giorno dell'Ascensione, quando le masse appunto abruzzesi assalirono quelle francesi. Quindi c'è una coincidenza tra episodi di carattere degli scontri e degli eccidi con le festività religiose. Io non lo sapevo, ho sentito adesso l'Isola dell'Iri, era il giorno di Pentecoste, 12 maggio. Allora, sono casuali tutte queste coincidenze, oppure veramente gli scontri sia da una parte che dall'altra e il giorno in cui fare gli scontri coincisero in qualche modo con le ricorrenze religiose in maniera volontaria e deliberata? C'è un'immagine, abbiamo visto prima, è suggestiva, però questo del fatto che appunto i francesi entrano in una chiesa mentre si venera il sacramento e si canta il Tantum Ergo. Ma può darsi che effettivamente fosse andata così, perché insomma troppe coincidenze: il giorno dell'Ascensione, Sabato Santo, la Domenica delle Palme e Pentecoste in varie località. Comunque, allora, questo per chiudere, no, magari per
scendere più nei dettagli, insomma, no, io non so se bisogna accennare di più al Cipolano, ma non credo, perché insomma magari un'altra, poi vediamo se c'è qualche domanda magari, ma c'è uno storico liberale, si chiama Nicolò Rodolico, che ha intitolato un libro Il popolo agli inizi del risorgimento, e ha parlato appunto del 1799 naturalmente, e un capitolo specifico sul 1799 in Abruzzo, e usa l'espressione che prende questo storico, dice: queste masse combatterono pro aris et focis, quindi per l'altare e per i fuochi, per l'altare e per le famiglie. Questo non è uno storico, diciamo, ecco, magari come possibile di fede borbonica, oppure di, che fosse realista, diciamo in qualche modo, no, era un, comunque era, però intitola questo libro così: Il popolo agli inizi del risorgimento, e il 1799, come abbiamo detto, un momento in cui gli italiani combattono lo straniero, quindi la fede cattolica e gli italiani combattono lo straniero, il popolo agli inizi del risorgimento. Lo intitola. C'è da chiedersi, e su questo è importante cominciare la riflessione sul 1799 e sulla guerra civile che è iniziata in Italia nel 1799, da quale parte stava il popolo alla fine del risorgimento? Aveva cambiato schieramento oppure no? Partendo appunto dal titolo di questo libro. Dal fatto che siamo qui a Scurpole, dove nel gennaio del 1861 furono fucilate centinaia di persone, probabilmente no, il popolo non cambiò schieramento. Ecco, grazie. Ringrazio l'Associazione Culturale Italo-Tedesca che ha organizzato questo evento insieme con l'Alta Terra di Lavoro di Cassino. Molte cose già le ha inquadrate l'amico Luciano, io cercherò di, se possibile, ampliare qualche cosa, parlare un po' della zona e anche di come il regno di Napoli è stato perso e poi è riconquistato. Vi chiedo soltanto di sopportarmi 2 o 3 ore, perché il tempo che occorrerebbe per trattare tutti questi argomenti richiederebbe molto molto di più. Io cercherò di essere sintetico. Luciano appunto già accennava al reclutamento che le famiglie più numerose facevano nel dover dare e assegnare un loro congiunto nell'esercito che si stava formando per potersi difendere dall'eventuale attacco dei francesi. Questo come avveniva? Avveniva a sorte nella pubblica piazza, e creando però tutta una serie di ripercussioni e malumori sulla popolazione. Non mancarono casi di diserzione. Per esempio a Scurcola ci fu un certo Domenico Antonio Monti di Francesco e di Lucia Bonucci. Ma tra i soldati reclutati e volontari per la difesa del regno si raccontano anche dei decessi di massa a causa delle gravi epidemie che prendevano naturalmente l'esercito borbonico. Tra essi perì lo scurcolano Michele Cerrone, volontario nei cacciatori di Agrigento, che lasciava purtroppo la moglie e 3 figli. Nello stesso periodo un certo padre Domizio Jacobucci, su questo poi ci torneremo, un frate nativo di Aieri, che era nel convento a Scurcola di Sant'Antonio, il terzo ordine dei francescani, che poi abbandonerà il saio per unirsi alla banda di Fra Diavolo, ma questo soprattutto nella seconda spedizione del 1806, si rende protagonista di molti episodi, alcuni che si ripercuotevano sulla vita stessa del nostro paese. Organizzava festini, frequentava persone poco raccomandabili, questo sempre dall'archivio della Curia emerge, e addirittura denunciando tutto e tutti sugli ammanchi che avvenivano nello stesso convento di Sant'Antonio. Ma proprio in questo particolare momento che viviamo, durante la fiera delle cipolle, cioè quella di San Matteo del 21 settembre, si verifica un fatto curioso. Un volontario del corpo dei cacciatori, un certo Giovanni Milone di Avezzano,
recandosi a Scurcola per acquistare dei canestri giunti e trovando il prezzo troppo alto, cominciò a colpire con un bastone sulla testa i rivenditori, i quali si trovarono nella fuga la loro salvezza. Ci si preparava sempre di più con gli armamenti, soprattutto dopo il febbraio del 1798, quanto con la proclamazione della Repubblica Romana ad opera dei Giacobini portò i francesi ai confini del Regno di Napoli. Comunque i francesi, che avevano già invaso gli altri regni della penisola in modo cruento e violento, avevano ottenuto una forte resistenza da parte della gente comune, questo Luciano ce l'ha ampiamente detto, soprattutto da parte dei contadini, che con ogni mezzo, forche, panche, zappe o quant'altro, si opponevano tentando di ricacciarli. Cito per tutti gli episodi di antifrancesi come le Pasque Veronesi. Il solito filo Giacobini, attento ai propri interessi, rimpinguavano le loro cospicue casse e si schierarono allora dalla loro parte. Occorre chiarire però chi erano i Giacobini. Essi erano un movimento e una ideologia variegata, ma unita dal repubblicanesimo, dalla sovranità popolare, dal dirigismo economico e dall'anticlericalismo. E le immagini che abbiamo prima viste sono le più eloquenti. Siamo giunti nel dicembre del 1798. L'esercito napoletano, comandato dai generali austriaci, dal generale austriaco Karl Marx, fu travolta a nord di Roma da un esercito poco numeroso ma comandanti benissimo dal generale Jean-Antoine Championnet. Scusate il mio francese. L'idea era quella di cacciare i francesi da Roma e di ripristinare l'autorità del Papa. Ben presto i francesi arrivarono a Napoli, capitale del regno. Soltanto a capo alle truppe di Championnet furono subire una cocente sconfitta da parte del principe di Moliterno. I Giacobini seguitarono l'avanzata verso Napoli e qualche giorno dopo, più tardi, il Pignatelli, lasciato dal re come vicario, stipulò con i francesi un armistizio che significò di fatto la resa. I francesi imposero grosse somme di denaro da pagare e non fu facile saldare, spiando così la conquista a Napoli del regno di stesso. Intanto il re si era rifugiato in Sicilia, lo seguì, siamo nel Natale del 1798, la moglie, e il 23 gennaio 1799 c'è un rientro in Napoli, dove già dal primo giorno proclama la Repubblica. Molti responsabili della disfatta si dettero alla fuga. Chi mostrò grande coraggio furono i Lazzari, cioè i giovani dei ceti popolari della Napoli di quel periodo, i quali svolsero un ruolo importante nella difesa sanfedista contro i Giacobini, sostenuta dai francesi, e successivamente alleandosi con il cardinale Ruffo e poi qualche cosa diremo dopo, riconquistarono Napoli ponendo termine alla Repubblica Napoletana. Chiariamo pure chi erano a questo punto i sanfedisti. Con il termine sanfedista si vuole chiamare la reazione armata della popolazione del Regno di Napoli organizzata nell'esercito della Santa Fede contro la Repubblica Napoletana nel 1799. I francesi non avevano uomini a sufficienza per presidiare tutto il regno. Intanto si preparava la spedizione Ruffo e l'amico Luciano ha già parlato di capomasse, cioè in molte zone cominciavano a venire fuori queste masse che creavano con la loro guerriglia non pochi problemi ai francesi. Basta pensare per esempio vicino a noi a Giuseppe Pronio di Indro d'Acqua, a Michele Pezza, cioè Frattiago di Itri, a Giovanni Salomone Lella Milano. Proprio Giuseppe Pronio, molto presente nel Sul Montino, ecco perché Luciano diceva che non veniva quasi esclusivamente dalle nostre zone, dalla zona della Marsica, e successivamente nel Pescarese, in stretto contatto con Avezzano però, e quindi la Marsica, prevedendo di essere attaccato alle spalle da eventuali aggressioni provenienti dallo Stato Pontificio, rafforzò la presenza per controllare la frontiera di Garzoni. Fece formare dal municipio di Avezzano due compagnie da schierarsi presso i ruderi, presso i suddetti confini.
fornendole di sufficienti armi. Infatti, appena i primi dicembre del 98 si emanò un reale dispaccio con il quale si invitava la popolazione ad armarsi, nell'altra parte dell'Abruzzo Ulteriore Secondo apparve una figura che più tardi farà parlare di sé, appunto quella che stiamo trattando, Giuseppe Progno. Esso era nato a Vintra d'Acqua, un uomo sperimentato valore e di forte coraggio, dimostrato in precedenza che con i suoi fratelli aveva costituito una banda ben attrezzata e per la quale aveva provato anche il carcere, dunque un uomo temperato a tutto. Ha avuto l'incarico dal preside della provincia e sostenuto dal vescovo di Sulmona, armò una ben assortita squadra di volontari e giunse fino al numero di 700 soldati stessi, che armati si portarono verso Rocca Casale, coprendo così la direzione verso il mare. Entrati i francesi a Sulmona, si decise di attaccarli. Ci furono aspri combattimenti nei pressi della chiesa di San Panfilo. Il Progno compì atti di valore, uccidendo con un colpo di pistola il proprio nemico, il quale con la spada squainata stava vibrandogli il colpo mortale. Gli aspri combattimenti di Sulmona avrebbero avuto una strage ben più grande se ahimè non fossero finite le munizioni. Il Progno operò soprattutto nella zona dell'Adriatico con veri atti di eroismo, sempre a capo di una grande massa chiamata Reale Truppa Sanmitica, in riferimento ai Sanmiti, forte razza abruzzese. Anche quando le sue truppe risultavano vincitrici e si davano al saccheggio, come avviene in tutte le fasi della guerra, interveniva con l'autorità, facendo restituire il malloppo pena la decapitazione. Il re Ferdinando IV, il 2 giugno del 1799, lo nominò generale e comandante degli Abruzzi. Ricordo che la suddivisione degli Abruzzi in quel periodo era Abruzzo Cineriore, che era la parte del mare, Abruzzo Ulteriore Primo, che era la parte del Teramano, e Abruzzo Ulteriore Secondo, che era la nostra zona. Anche il cardinale Ruffo, per esaltare il suo profilo, lo nominò capitano generale. Nella sua veste visitò gli Abruzzi da luglio a settembre del 799. Il 30 marzo 1801 combatté l'ultima volta nella zona del Tronto e la sua morte avvenne a Napoli il 26 febbraio 1804, probabilmente per avvelenamento. Sulla figura del Progno poco si sa prima del 1799. Lo storico locale di Fulvio D'Amore, in un suo saggio, si rifà a quanto scritto da D'Andrea. In sostanza, pur riconoscendo i trascorsi briganteschi del condottiere di Vintra d'Acqua, cancellò a sufficienza un peccato di inesperienze giovanili, già largamente scontato nei vari penali, e afferma che nel momento del bisogno si batté energicamente con i suoi massisti, più di quello che non seppe fare l'esercito borbonico del 798-99, adatto allora solo alla fuga. Intanto anche la Valle Rovedo, con la zona di Meriasca del Fucino e tutto il Taglio Gozzano e il Carzolano, rimanevano sempre ininterrottamente per tutto quello che sotto il controllo delle masse borboniche succedeva. Negli scontri che si ebbero, proprio in quei luoghi, più precisamente dell'osteria della Piana del Cavalieri, una parte dei soldati di Napoleone, avendo le tracce del grosso che si dirigeva verso Napoli, si indirizzarono verso il Cicolano e successivamente verso Scurcola, e qui rimasero impantanati per lo straripamento dei corsi acqua, impedendo l'avanzata. Nel periodo di riferimento vi ricordo che Scurcola era attraversata dal fiume Imene, dalla Rafia e dalla Raffia, i quali erano insufficienti a smaltire le acque meteoriche. Problema risolto soltanto nel 1917 con l'apertura del canale di bonifica e il nuovo arco dell'Imene, fatto anche ad opera di prigionieri di guerra ospiti del convento di Sant'Antonio. Il 28 febbraio, ci diceva prima Luciano, si riunirono a Roio in capomassa della Marsica, del Cicolano e dell'Aquilano. A Roio
insieme con l'abbato Picarelli, che veniva da Cicolano, Giovanni Salomone prese possesso, l'arco fu rogato per mano di un notaio e subito sorse qualche dualismo, però il Salomone diventa capo, mentre l'abate Micarelli, suo abitante, rappresentava Scurcolo a quella come capomassa padre di Nunzio Iacopucci. Sulla presa dell'Aquila già ce ne ha parlato abbondantemente l'amico Luciano, anche sul miracolo di San Bernardino, che per la città dell'Aquila è stato molto 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 importante, perché ha fatto capire proprio le intenzioni del santo. Voi sapete che anche Scurcola vanta una grossa affiliazione verso il santo senese. Scurcola ha una confraternita, secondo un documento del 1728, sotto nel 1455, dopo 10 anni della morte. Ma ci sono fonti archivistiche certe del 1438 che parlano della presenza di Bernardino sul tuono scurcolano, a predicare sul tuono scurcolano. Qui però vorrei aprire una piccola parentesi. Voi siete tutte persone di cultura, vedo, non siamo tanti ma siamo qualificati. Secondo me c'è un falso storico. Addosso alla confraternita di San Bernardino da Siena c'è una targa valorata dalla sovrintendenza, dove dichiara esplicitamente che in quella zona, in quella casa, ha dormito San Bernardino. Per me è una grossa bufala. Vi dico perché e vi supporto perché. La zona del borgo, quella che era intorno alla vecchia chiesa di San Tommaso prima e della Santissima Trinità dopo, si è concretizzata, si è realizzata intorno al 500. San Bernardino a Scurcola è venuto nel 1438. Probabilmente non c'era quel casaleno come viene descritto nel 1728, perché la prima notizia documentata, perlomeno in mio possesso, è quella del 1728, in cui in quella data si inizia a parlare di questa confraternita. Pertanto chiudo questo inciso cercando di far porre rimedio a questa grossa bufala. L'altra l'ho descritta in una conferenza che abbiamo fatto sempre con l'associazione, quella della Casa del Capitano, e dove ha dormito Corradino. Lì non c'è nessuna documentazione che parla che Corradino abbia dormito in quella casa. Io non so come la sovrintendenza guidata da chi a qualsiasi richiesta spara queste cose. Ritorniamo un attimo a noi. Stavamo parlando degli atti di eroismo dell'Aquila. A Pescina, per esempio, il vescovo bolognese impedì alle truppe giacobine di innalzare l'albero della libertà, così come ci riferisce lo storico marsicano Guido Ietti nelle sue cronache della Marsica. L'albero della libertà, ce ne parlava Luciano, fu un simbolo della rivoluzione francese, veniva innalzato in tutte le piazze in sostituzione della croce. Alla manifestazione di Pescina sopra citata, e a proposito dell'innalzamento dell'albero della libertà, un'altra sommossa questa volta vede coinvolta la nostra comunità. Una vera e propria storia di anarchia contro la proprietà di Santa Maria della Vittoria alla Cardosa, abbadia in quel momento vacante, dopo la controversia dell'abbate Quercia, il quale, forte dell'appoggio della Curia di Napoli, con grande coraggio iniziò una lunga serie di battaglie giudiziarie. Egli volle rivendicare a sé tutti i feudi che per molti anni erano stati appannaggio del Colonna. Per questo il Quercia chiedeva la reintegra delle terre, sia quelle della Cardosa che quelle prima dei Demonti, con tutti i loro diritti e pertinenze, diritto di pascolo sulle seconde erbe. E Scurcola, questo problema è durato fino al 1933.
quello del diritto di pesca sul lago del Fucino e ancora di più un altro grosso territorio che era stato tratto proprio dagli esercizi di Scurcola, le 1500 coppe appunto della Gardosa, delle Gardoselle di Cesarea. Insomma, rivendicò il popolo di Scurcola e di Quercia contro il vescovo dei Marzi, Monsignor Mattei, contro il gran contestabile Don Alfonso Colonna, contro Don Sisto Sforza, conte di Celano, contro Donna Costanza Barberini, principessa di Palestrina, una guerrina causa con i diritti che risalivano ai privilegi concessi dallo stesso Carlo I d'Angiò all'abbazia di Santa Maria della Vittoria. Dopo anni di cause giudiziarie le cose erano peggiorate, per cui gli scurcolani andarono a devastare i beni dell'abbazia. La strada ampliata, quella che porta a Cappello in pratica, per sottrarre, che sottraeva loro il terreno per il pascolo dei loro bestiami, di deviare le acque del Rafia che servivano per irrigare i terreni dei Colonna, e inoltre furono commessi degli scempi con il recidere molti alberi e devastare addirittura il mulino che faceva parte integrante del complesso abbaziale. Adesso parliamo un attimo. Abbiamo detto che le masse del nostro Milano hanno contribuito alla difesa e alla riconquista del Regno di Napoli, Regno di Napoli però che era stato riconquistato dal famoso cardinale Ruffo, che partendo da Palermo è risalito attraverso un paio di situazioni verso Liguria e verso Napoli fino ad arrivare a Napoli stesso. Io per questo mi sono avvalso del libro che all'inizio l'amico Claudio Santarelli presentava, quello del Domenico Pedro Masi, che nel 1801 lui aveva fatto parte come tenente colonnello dei reali eserciti della Marina, aveva fatto. Io mi sono appuntato qualche cosa. Il Ruffo parte da Palermo 27 gennaio 1799, risale la Calabria. Il cardinale fece mandare un proclama diretto ai vescovi, ai parroci, ai governatori affinché esortassero la loro dimostrazione di essere dei veri cristiani, fedeli a Dio e al legittimo sovrano, insigniti come segno di riconoscimento di una croce bianca. Iniziò a riunirsi subito molta gente, si organizzò la truppa proprio in modo regolare, con comandanti e subalterni, conferendo loro diverse deleghe, addirittura di area giornaliera per i diversi gradi di responsabilità. Composta la spedizione, furono festose le accoglienze che ebbero. Io cerco di essere molto veloci e se qualcuno vuole poi acquistare un libro va alla ricerca di tutte queste notizie molto molto più approfondite. Ma intanto, mentre il cardinale Ruffo ampliava la propria scherzi, arrivava verso Napoli, i francesi erano richiamati in gran parte dalle truppe del nord Italia. Per via della coalizione austro-ungarica abbandonarono Napoli, rendendo così la spedizione più credibile del successo. Mentre il cardinale risaliva verso Napoli, la guerriglia contro i francesi e i giacobini stava dando appunto tutti i frutti più importanti. Siamo nel periodo in cui l'amico Luciano ci parlava delle masse. Torniamo al percorso del cardinale, che si fece sempre più convincente quando il generale francese MacDonald lasciò Napoli, relegando la difesa alle poche guarnigioni rimaste. Durante la spedizione, Pedro Masi, l'autore del libro, che si stava comportando egregiamente nel ruolo affidato all'inizio dell'operazione, fu promosso tenente colonnello. Gli scontri fra le truppe sanfediste e giacobine si ebbero a Crotone, poi ad Altamura e così via dicendo. Il 10 giugno si era arrivati a Nola e quindi nei pressi di Napoli, dove si preparava l'attacco finale, che avvenne puntualmente il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, sotto la cui protezione il cardinale Ruffo aveva affidato il suo esercito.
L'attacco veniva portato passando per portici, sia con la cavalleria che con gli altri uomini assoldati e che si erano aggregati alla sua spedizione. Sul ponte della Maddalena si ebbe un feroce scontro in cui le sorti del combattimento sembravano indirizzarsi a favore dei francesi, ma i sanfedisti, intuendo che era la loro ultima occasione, quadruplicarono le loro forze e al grido di "Evviva il re!" si batterono ottenendo la vittoria. Iniziò subito però il saccheggio, come avviene in queste circostanze, nei confronti dei giacobini. Il cardinale, convinto di perdere il controllo della situazione, emise un editto nel quale ordinava la pace e la concordia con gli avversari, intimando la pena capitale per chi avesse disatteso la città. Però nella città ancora vi erano, non era completamente sotto il controllo dei sanfedisti e molte cose sfuggirono al cardinale. Intanto il re, che era partito da Palermo, aveva raggiunto Ruffo, il quale poi aveva addirittura fatto presagire al re di assegnare le proprie dimissioni, dimissioni però che lo stesso re rifiutò. La stessa mattina, appunto, dell'11 luglio 1799, il cardinale entra trionfalmente a Napoli e come primo atto si reca nella chiesa del Carmine, in piazza del Mercato, dove fece benedire la bandiera e croce segnata avuta in dono dalla regina Maria Carolina e che aveva portato fino alla vittoria. Prima di concludere il mio intervento, vi invito ancora una volta a leggere il libro del Pietro Masi, ricco di particolari e episodi che hanno accompagnato tutta la spedizione del cardinale Ruffo, testo compilato con novizia di particolari che smentisce qualora ce ne fosse bisogno, la storiografia ufficiale che la propaganda del momento ha fatto propria. Dopo i fatti del 99, che si sono conclusi felicemente proprio grazie alla spedizione del Ruffo, con il ritorno sul regno di Napoli del re Ferdinando IV, si viveva ancora uno stato di profonda confusione. Il cardinale tornò a Roma, dove ebbe importanti incarichi, e vi rimase per un lungo periodo fin qui, finché è morto Papa Pio VII. Il cardinale da Roma tornò a Napoli, dove fu richiamato dal re di Napoli e gli fu affidato anche l'incarico di primo di ministro. Concludo e concordo questo quanto vi ho detto con quanto ha detto il giornalista Fernando Riccardi. Molti di noi lo conoscono perché è venuto sempre a celebrare il 2 e il 22 e 23 gennaio alle Anime Sante. Lui scrive nell'introduzione della ristampa del prezioso lavoro del Pietro Masi: una storiografia troppo strabica e partigiana si è affannata ad esaltare grandemente i valori dell'esperienza repubblicana in quel di Napoli e in particolare il sacrificio dei patrioti. Niente invece si è detto su chi in quei tragici mesi è stato costretto a supportare lutti e patimenti inenarrabili, su quelle genti costrette a fare i conti con una bufera in mano. Proporzioni, e questo Claudio l'ha detto. Evidentemente il Riccardi si riferisce all'elenco dei repubblicani giacobini giustiziati nella piazza del Mercato nel periodo che va dal 3 agosto al 18 marzo del 1880. Questo da una parte, ma senza pensare all'altra, ai 537 poveretti trucidati il 12 maggio, come si diceva prima, a Isola Liri, tanto da colorare di rosso con il proprio sangue il corso del fiume, ai 350 sventurati che si erano rifugiati nella chiesa di San Lorenzo, uomini, donne e bambini, sgozzati come animali, ai monaci dell'abbazia di Casamari, massacrati e sciabolati il 13 maggio del 1999. La storiografia ufficiale non ne parla, si deve solamente a quella categoria di ricercatori attuali di cui io mi sento di appartenere, che frequentando gli archivi hanno potuto visionare quelle poche carte che sono state ritrovate.
ma i centinaia di rapporti che le autorità inviavano a seguito dei fatti, beh, gli archivi tenuti dai vincitori non ne conservano nulla. E questo per lo studio effettuato sul territorio di appartenenza, proiettando poi il tutto verso il resto della penisola, mi lascio immaginare che cosa è stato il 1799. Una parziale rassicurazione ve la posso dare tra virgolette, ma non certa, sono circa, Claudio prima parlava della decina di chilometri che componevano l'armata di Napoleone che portava verso la Francia quando avevano razziato in oro, argento, delle chiese, tutto il patrimonio. E ho visto l'archivio della diocesi di Marsica, del fondo di Scurcola, non emergono danni subiti alle nostre chiese. Non ne sono convinto al 100%, fino in fondo però è meglio così. Se molti parroci, poco lungimiranti, lasciassero consultare i libri dei morti delle loro parrocchie, chissà quanta verità verrebbe ancora a galla. Concludo veramente, non stiamo scoprendo nulla di nuovo sui fatti sottaciuti della storiografia, a volte non veritiera di quanto si vanta a raccontare. Un breve accenno, qualcuno già l'ha fatto, al nostro paese. Esso è stato testimonio dei fatti del 22 e 23 gennaio 1861, passati alla storia come la lotta del brigantaggio e che solo adesso viene fuori qualche piccola verità, grazie appunto a quei studiosi che sono andati negli archivi a scavare pure quelle poche carte che hanno lasciato nelle varie circostanze. Grazie per avermi supportato. Prima Benedetto Croce che ha ripreso il tema del 1799, però chi se ne è occupato e l'ha studiato appunto scavando negli archivi all'inizio del Novecento, tutte le molte le notizie che abbiamo riportato, oltre a queste memorie di Pietro Masi, insomma, per quanto riguarda la provincia dell'Aquila, è bene dare anche una bibliografia per il Cicolano. È stato Domenico Lugini che è un medico, nel 1907 ha pubblicato la memoria storica della regione Quicolo e Mura Cicolano, dove ha descritto la vita di Micherelli, di Fatta Apposta e delle gesta delle masse del Cicolano. Poi c'è stato Vincenzo Moscardi che appunto ha parlato di tutta l'epopea dell'Aquilano e Luigi Rivera, quindi due storici locali. Prima della storiografia ufficiale e parallelamente a quella ufficiale. Sono gli storici locali che sono i custodi, in questo caso per noi magari 115 anni dopo, delle memorie locali, delle memorie patrie. E è significativo che proprio questi due storici, Vincenzo Moscardi e Luigi Rivera, abbiano intitolato i loro interventi appunto l'invasione francese negli Abruzzi. Questo in maniera, diciamo, quindi già la chiamavano così. Proprio Vincenzo Moscardi è il primo autore che riporta un componimento popolare che credo molto significativo, che descrive in dialetto. Se volete ve lo faccio sentire, ce l'ho. Sì, questo volevo. Che descrive in dialetto locale la ritirata francese. Dura un minuto. E la, diciamo, la battaglia alle gole di Antrodogo del 2 maggio 1799. Allora, è importante perché proprio vuol dire che quanto questo episodio si fissa nella memoria, viene riportata da Vincenzo Moscardi all'inizio del Novecento e Pasquale Di Prospero, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi, l'ha ritrovato qualche anno fa in una memoria locale, appunto un signore di Vigliano che la recita a memoria, quindi non l'ha presa dai libri o da, appunto dagli scritti di Moscardi o di altri, ma proprio dalla memoria locale, dallo zio che gliel'aveva insegnata. Dalla tradizione popolare. Due cose, la capacità di questo poeta popolare che all'epoca scrisse questo componimento in versi ottonali, in maniera così efficace in dialetto, perché dice: quando furono i rutti, le erano fatti quasi tutti, cioè praticamente li avevano uccisi quasi tutti quando erano arrivati a Grutti, che sta sotto Antrodogo. E poi ancora quando dice: quando fu Antrodogo ogni montagna faceva fuoco. Questa metafora, insomma, ogni montagna faceva fuoco. Prima di andare con Enrico Fuoco, volevo spendere due parole.
Io, oltre a fare monologhi, sono da qualche anno alle prese con la traduzione delle memorie del generale Thiebaud. Forse avete visto un passo prima nel video. Parla con il microfono. E gli ha voluto un po' raro. Allora, e ieri, dovendo venire qua, mi sono riletto proprio il capitolo di Thiebaud che parla della spedizione francese in Abruzzo. Gli Abruzzi arrivano qua con due armate, una che va solo lungo la costa, passando dal Tronto, Cinderella del Tronto, fino a Pescara, eccetera, e l'altra di Monnier che invece investì l'Aquila. Thiebaud faceva parte della colonna che passava lungo la costa. Non voglio qua soffermarmi sulla descrizione di tutte le battaglie, dei cibi, gli scontri veramente complessi, cioè l'Abruzzo nel 99 ha subito davvero di tutto, questo bisogna dirlo. Voglio solo ricordare le parole di Thiebaud quando dice: se il soldato napoletano inquadrato nell'esercito valeva poco, e io dico, queste sono mie parole, per inefficienza degli ufficiali soprattutto, ogni insorto napoletano valeva quanto un minimo soldato. E noi possiamo dire che la guerra nel Regno di Napoli è iniziata quando si è sciolto l'esercito del Regno di Napoli. Con tutte le battaglie che abbiamo sostenuto, queste sono parole di Thiebaud, con tutte le battaglie che abbiamo sostenuto e senza contare i morti in combattimento, le 60.000 persone che abbiamo passato per le armi e abbiamo lasciato morti nei loro paesi, davanti alle loro case bruciate, con tutto questo non siamo mai riusciti a domarli. Queste sono parole del generale Thiebaud. Il generale Thiebaud era un generale, ha il nome scritto sull'Arco di Trionfo a Parigi, quindi non era l'ultimo arrivato. Grazie Raimondo. Ciao Dodo. Domenico Fuoco, che tutto guarda, è pure ritto che gli sono discendente del fratello, io sono circa più giovane del fratello, però. Ma sono morto solo da 152 anni, fratello era roba tempo di prima. Diceva a me, ma se quando avevano scritto, quando hanno siete trovati in cima libero, perché Cristo quando scrive in libero proprio le scemenze che ci mettono sono una cosa che non ci si crede. Spacca pietre di San Pietro in fine. Cresciuto combattendo con i lupi, già immaginato, no? Spaccapietre. I spaccapietre se sono fatti, sono fatti una mese, può essere, forse, ma manca per ricordo. Io sono stato sempre un militare, da quando sono ottenuto l'età per farlo. Ai 1860, io ero sergente degli eserciti, ma mandando ai paesi miei, San Pietro in fine, a radunare i volontari, perché Francesco II si era deciso che si teneva a difendere, però oramai non si poteva difendere più. E quando arrivava ai paesi, infatti, chi comandava l'oggi? Oramai, comandavano i signori, comandavano i liberali. Quelli che da quando erano nati, erano fatti sempre tutto quello che gli pareva. Erano sempre trovati, come si dice alla parte mia, Cristo a me di San Pietro a rivolgere la spiga. Della spiga. Saranno fatti passare tutti i sfizi possibili immaginando, e molto volevano la libertà. Ma che libertà voleva questa gente? Voleva la libertà di fregare la terra alla povera gente. Che sarà la libertà che diceva Nisse? Questa scusa che erano venute, ce l'hanno fatta fare. Perciò li hanno appoggiati. I mochi camminano negli paesi a danza in rete facendo i signori. Questo finché non arriva la banda mia, però, quando arriva la banda mia, basta una scoppettata alla campana, e scappano tutti quanti. Come li succede quando per i reati? Danno però, mi facevano scappare a me. Scappiva e mi veniva della colonna della Grange. Poi finito pure la colonna della Grange, e mi veniva di Chiavone, a Sora.
Poi finette pure gli avoni, in manivo che Tristan, in roppa manivo che Serra Canta, il Cammaccarone, e poi non mi ricordo più, a un certo punto che tutto si alla cantanza faceva giorno mai, e dicevo ma faccio la banda mia. 250 uomini. 10 anni di guerra sono fatti. Ma la guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. A me la guerra, una a una, mi si è mangiata tutti gli uomini che tenevano. Ma ci sono frati, ma ci sono nipoti. Se a far morire fanno mamma. Questa è stata la guerra. I piani piani non sono ceduto mai, ma mo alla fine sono rimasti qua che 5 uomini, giù a sta montagna. La guerra si può dire che è finita. Mo stiamo appresso a sta gente che sta a terra, sendo internata politicamente, hanno fatto, hanno ritte cose. Noi stiamo appresso a Maccarone, a Comparone, che mi è pure mio parente. E chi se non ci ha fatto fare da rapimento. Poi il rapimento noi facevamo pure prima, però prima era sempre gente che teneva a scontare qualcosa e a noi ci servivano i soldi per fare la guerra. Chissà tu che sei meraviglioso, però non lo sai chi sono. È tutta una cosa che hai fatto con Barone. Isso che mi era fornito tutto standard, tutta la roba, tutto quello che mi serviva, isse quanta soldi si fatterà, guarda, non lo sai mai niente, proprio soldi a non finire. Mo stiamo qua giù, stiamo aspettando isse che ci darà venire a portare notizie, perché è isso che sta a fare la trattativa, è isso che sta a fare tutto. E mi sono fatto venire diretto qua però, io non mi fido di questo. Mi sono fatto arrivare da una parte più a terra, sono mandato un uomo che poi gli ha portato qua in cima e isso sembra che si guarda attorno, dice ma solo chi siete? Il gli ha dove stanno? E cosa? Troppe domande, e quando gli domando qualcosa io, che fa? Guarda in terra, io non mi fido di niente. Se ho detto tu, in notte, in terra, tu rimieni qua, e a domani vediamo che se l'era fatta. Una cosa buona l'ha fatta però, è portata a mangiare, portata a un carico di roba. Siamo mangiati, dopo tanti giorni, io mi sono fatto pure un barbecchiere di vino. E se è una cosa, qualcosa di quello che mi sono mangiato, che mi sono bevuto, non mi ha fatto male. Infatti mi sono uscito qua fuori e non mi sto sentendo tanto buono. E mi sa una cosa, mi sa che con Barone mi ha fregato. Beh, no, è finito. Con Barone mi si è fregato e mi sono morto. Ma tu non ci credi che mi sono morto, però. Tu lo devi sempre in capo. Perché tu, appresso a me, ti sei arricchito. E ti sei arricchito che chi gli stai contro di me. Si è fatto il doppio gioco. Però, la sera che tu stai a torta, e tu a me, mi vedi a tutta la parte, mi vedi ancora come se fosse viva. Tu stai alla casa, guarderai i piatti, il vedi la faccia nera, ti affaccia alla finestra e mi vedi fuori alla finestra. Ma tu non stai da ciocca, come fai a vederla? Io mi sono morto, ma si è ucciso tu, te lo ricordi più che mi si è ucciso, e allora come fai a vederla? La sera sotto il supporto, no? Quando si è visto a me che ti correva appresso e tu l'avevi sparato, ma tu ti pensavi che era davvero vera, o era una cosa che ti passava in capo a te, che te ne stai di ciocca? Tu ti stai da vagare, tu non ti reggi più all'ambiente, tu non vieni più, non dormi più. E oggi, tu, perché gli soldi che ti sono dati e gli soldi che ti hanno dato per uccidere per me, te sei comprata tutta questa montagna qua, qua è tutta roba tua, amore. E oggi sei venuto a vedere la roba tua, ma qua ti sei venuto a portare un braccio, perché tu non ti reggi più all'ambiente. Da reggio proprio all'ambiente per niente, te lo so detto, tu ti stai a morire, e mo che sei venuto qua in cima
a te ti vogliono sempre raccontare, cavalcate certe volte, aggrediscono la gente, quando uno si avvicina troppo, si avvicina agli annite. Ma tu un'aquila non la sei vista mai, ma non si è vista mai un'aquila rossa come anch'essa che ti sta venendo in cuore. E che s'aquila ce l'ha proprio per te. Si avvicina sempre di più. A un certo punto togli e si abbalancia in cuore e quando tu la vedi in faccia, che vede? Vida la faccia mia. Comparò, fregati.